Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, io e Noemi siamo qui, lei è curiosa, guarda. Cosa guardi? Abbiamo trovato questa soluzione che è veramente super comoda, guardate qua. È solo che è adatto dai 3 mesi in su. Lei, essendo un po' piccolina, cioè non è così lunga, e ho dovuto aspettare un pochettino, siamo quasi a 4 mesi, ma ora ci sta. Ve l'ho fatta vedere prima dallo specchio che si vede decisamente meglio. Lei così un'ora, un'ora e mezza ci sta ben volentieri. Poi la metto giù perché anche per non tenerla sempre nella stessa posizione, quindi per cambiarla, a meno che non si addormenti, siamo fuori casa, allora magari la terrò qui. Allora, ho preso questo marsupio. In realtà non l'ho preso nuovo, l'ho preso usato su Vinted, che si trova veramente, credetemi, di tutto e di più. Io ho messo in vendita alcune cose anche, sono riuscita anche a venderle. E quindi io vi consiglio, se volete, di andare proprio su Vinted, scaricarvi l'app e trovate di tutto e di più. Poi per i piccoli, che veramente queste cose le usano poco e niente, secondo me è fantastico. E anche lì ho preso la giostrina per Noemi, quella lì che avete visto. Non so chi è Instagram, l'ho fatta vedere su Instagram, ma magari ve la faccio vedere anche qua dopo, mentre lei è sotto che ci gioca. E anche quella l'ho presa su Vinted, a un prezzo veramente super abbordabile. Allora, io sono un po' gonfia perché quando mi faccio i baffetti, mi si gonfia un po' il labbro. E siccome domani, eccola qua, si è arrabbiata. Scusa, dondolo, dondolo, scusa, 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 scusa. Scusa, non lo faccio più, non mi fermo più, non mi fermo più, scusami. Scusami. Allora, vi dicevo, domani, no, scusate il dondolio, ma lei non vuole che mi fermo, quindi. Domani noi andremo a, io vi dico Rimini, ma adesso non so bene il posto, perché Mirko ha un torneo di calcio. Eccomi. Dicevo, ho comunque parlato con mio marito, abbiamo cercato una soluzione, abbiamo detto, vabbè, cerchiamo di andare tutti per non fare Pasqua separati. Siamo riusciti, quindi domani mattina presto partiremo. In realtà la squadra si trova alle 5, tutti in un punto, ma io non so se con Noemi riusciremo, anche perché ci porteremo anche Kira. Quindi noi sicuramente in autostrada ci dovremo poi fermare per Kira, per Noemi, quindi andare con gli altri, obbligarli a fermarsi per noi. Non mi sembra carino, quindi piuttosto partiamo sempre alla stessa ora, ma partiamo direttamente da casa, così se vogliamo poi fermarci più spesso in autostrada lo possiamo fare. Comunque, sono andata prima con i bambini a comprare un po' di panini, perché domani avremo il pranzo al sacco. Si dice così, ci portiamo da mangiare. Ma sei stata bravissima fino adesso! Ma sei stata bravissima, vuoi fare la nannina? Tu sei piccinina. Sono uscita prima con i bambini perché ho portato lei dalla pediatra, perché sono 3-4 giorni che è raffreddata, ma raffreddata che fa cruc 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 mentre dorme di notte. E ieri ha iniziato ad avere la tosse, ieri sera. Quindi ho detto, visto che dobbiamo andare via, per stare tranquilli, sento la pediatra. Mi ha detto di portarla a visitare perché l'ha auscultata, credo che si dica. E ha detto, ok, i bronchi sono a posto, però di continuare l'aerosol. Semplicemente con la soluzione fisiologica, quindi giusto per, no, scusatemi, con la soluzione ipertonica e di fargli i lavaggi come glieli sto già facendo con la soluzione fisiologica, che a lei non piacciono. Io penso che a nessun bambino piacciono i lavaggi, poi non so, magari mi sbaglio, però a lei non piacciono, quindi urla come una matta, ma si fanno, almeno si libera il nasino e per qualche ora respira bene. E, comunque, stavo dicendo, ok, siamo andati dalla pediatra, poi siamo andati a prendere delle cose per fare i panini per domani. E niente, quindi io adesso ho il polpettino, si è addormentata. Io la tengo ancora qualche minuto su così, poi la metto giù, perché tanto poi quando dorme almeno mezz'ora, 40 minuti se li fa sdraiata come si deve. E vado poi a preparare i panini e finisco di preparare la roba. La borsa per Noemi l'ho già preparata. E boh, mi devo dare da fare perché devo ancora fare un bel po' di cose prima di sera, perché poi appunto stasera, Madonna che brutta sta roba gonfia. Perché stasera caricheremo la macchina in modo che domani mattina ci alziamo, ci laviamo, ci vestiamo e andiamo direttamente, non perdiamo altro tempo per caricare. Metti il passeggino, metti la borsa, metti le ciotole per Kira, prendi il tiralatte, prendi questo, prendi l'altro. Ah, a proposito del tiralatte, mi avete chiesto come sta andando l'allattamento. Allora,
Io continuo a tirarlo ogni 3 ore di giorno, di notte un po' meno. Lei, quando c'ha voglia, si attacca e mangia direttamente da me, da un seno solo. L'altro non gliene frega niente, non gli piace. Ma io vi posso dire, sono già contenta così, perché il fatto di avere il contatto diretto con lei a me, cioè, per me è bellissimo. Quindi sono già contenta, poi che faccia un po' come vuole, perché tanto. Se io la obbligo, non posso neanche obbligarla perché ormai si era abituata poi subito, da subito al biberon e mi hanno detto in tante che era difficile comunque che si riabituasse al seno. Quindi va bene, si attacca quando vuole, un giorno sì, un giorno no, magari mangia da me. Il latte comunque è sempre il mio, lo tiro sempre, lo conservo in frigo, glielo scaldo, glielo do e quindi anche per questi giorni che saremo fuori dovrò fare così. Quindi mi porterò il tiralatte e tutto quello che mi serve, boccettine. Biberon e tutto il resto. Io metto giù lei e poi faccio un po' di cose. E visto che Noemi sta ancora dormendo, io ho finito di preparare tutti i panini qua, li ho tutti incartati con la pellicola. Adesso andrò sotto a cercare un pennarello indelebile così scrivo sopra che cosa c'è, perché adesso me lo ricordo, poi fino a domani quasi sicuramente me lo scorderò. E poi vado a mettere nella borsa frigo anche un paio di pomodori con un coltello, un pezzo di formaggio, 2 olive così per spezzare il panino. E niente, preparerò poi tutta la borsa così poi dopo che arriva mio marito carichiamo già in macchina, tanto non fa caldo quindi non patisce. E nel frattempo ho messo anche una bottiglia grande di acqua.
nel congelatore, così mi farà da frigo nella borsa frigo senza mettere ghiaccioli che poi non sai dove mettere. Quindi io almeno mi trovo bene a usare delle bottiglie di plastica d'acqua, così poi quando si sciolgono abbiamo anche l'acqua. E niente, vado a finirmi di sistemare tutto questo e speriamo che Noemi tenga ancora un pochettino, così finisco anche di sistemare la roba per noi. Come sempre siamo in ritardo, sono quasi le 6, no, 6 meno un quarto. E stiamo ancora salendo in macchina, stiamo caricando le ultime cose. Partiamo, fai forza. Finiamo di sistemarci e partiamo. Arriva una medusa, mica arriva sul pontile la medusa. Giorno dopo, vi ho fatto vedere un attimino la spiaggia, nel frattempo Noemi è venuta in braccio perché mi si è fatta piangere, c'è sonno. E ieri avevo il telefono qui scarico, quindi non ho ripreso poi più nulla, ho ripreso un pezzettino di partita. Mi sono lasciata giusto un pochettino di batteria nel caso ricevessi qualche chiamata per emergenza, ok? E meno male che avevo un po' di batteria. E cosa volevo dire? Oggi avremo due partite nel pomeriggio. Ieri c'è stata la presentazione in uno stadio, poi ci sono le partite miste di qua e di là. Se li vuoi prendere. Li ho visti. Adesso sta scendendo la squadra, andiamo a fare una passeggiata tutti quanti insieme. Madonna. Ora i ragazzi sono su a pranzo, noi siamo qua che Noemi finisce la pappa. È stata brava tutta la mattina, ha fatto la nana nel marsupio, vero? Siamo tutte sudate, ma non importa. Il tempo qui è bellissimo, cioè si sta proprio bene, proprio c'è una temperatura perfetta da stare con la maglietta a maniche lunghe, anche maniche corte, però forse è un po' freschino a maniche corte.
Però devo dire che i ragazzi sono bravi, anche se sono in gruppo, sono in tanti, ma sono bravi, si stanno comportando bene, questi macchietti. Sì, anche tu sei stata brava. Ok, finiamo di fare la pappa, poi anche noi, anche io vado a pranzare insieme agli altri, poi andiamo in stanza e poi avremo due partite di pomeriggio, quindi rientreremo questa sera in albergo. Due partite finite, sono ormai le 8:30 quasi, e una hanno pareggiato, la seconda hanno vinto 5-0, quindi i ragazzi si sono caricati, meno male perché erano un po' demoralizzati dopo la prima partita che avevano perso, mi sembra 2-0. Mi pare 2-0, e vabbè dai, i ragazzi comunque sono contenti, la mia voce sale e scende perché oggi ho urlato veramente come una matta con le altre mamme per fare il tifo per i ragazzi, è servito perché appunto hanno vinto, va bene, siamo contentissimi, e domani avremo la finalina, si chiama, non so se giocheremo alle 7:30 del mattino o a mezzogiorno e mezza, scalda vivero e la temperatura, spengo un attimo. Mio marito è sotto con Kira, Mirko è con i suoi compagni, Andre si sta lavando, io sono qua con Noemi e vi voglio far vedere un po' velocemente la stanza perché domani mattina quando Noemi ha finito di fare una leoncina adesso ho scoperto questo grrr. Adesso vi faccio vedere la stanza, che non è una stanza, è come se fosse un mini appartamento all'interno di questo residence. Veramente c'è di tutto. Allora, vi giro la telecamera e vi mostro un po' velocemente. Il bagno ve lo mostro poi dopo, perché adesso Andri si sta facendo la doccia, quindi il bagno ve lo mostrerò poi dopo. Allora, qua c'è la camera da letto. Ve la faccio vedere così com'è, molto velocemente. Lì c'è un balcone grandissimo che prende tutto di là... E poi dopo vi farò vedere che riprende ancora parte della cucina. Comunque, poi qui c'è la scrivania con i cassetti, il televisore e lo specchio, questi mobili. Con tutti gli appendini dentro. Poi ho preso su Noemi perché non posso lasciarla sul letto mentre vi faccio vedere di qua, perché è proprio un'altra stanzetta e siccome lei si sta muovendo abbastanza non vorrei rischiare che non vorrei rischiare, dicevo, che si gira e mi cade dal letto per farvi vedere anche no. Comunque rigiro di nuovo la telecamera. Entrando si ha un attaccapanni qui c'è il citofono, non so cosa possa servire, però c'è il citofono, attaccapanni, specchio delle mie brame, poi qui c'è la porta del bagno, qui c'è un lettino che si apre anche sotto, quindi è un altro letto sotto, qua, ok, poi c'è lì una piccola cucina con i fornelli elettrici, credo che siano, non lo so, vabbè, ovviamente non li accendi, lì sopra trovate le mie cose che mi servono per il latte di Noemi, poi di qua c'è un pensile e il tavolo con le sedie. Dentro i mobiletti non ci sono piatti, stoviglie, pentole, non c'è assolutamente... Dicevo, all'interno della cucina non c'è assolutamente nulla, quindi io penso che se uno sta qua una settimana e vuole prepararsi comunque qui da soli, bisogna portarsi qualcosina. Però è veramente carino, c'è anche la piscina sotto, ora ovviamente è vuota perché non è ancora periodo di piscina, però è veramente un bel albergo, vi metto sotto tutti i link che vi portano direttamente all'albergo così potete andare a curiosare, come prezzi non lo so, noi abbiamo pagato come società e non abbiamo pagato pochissimo per due notti, però arriva amore, però pensione completa, siamo arrivati venerdì, ieri quindi, avevamo la cena di ieri, pranzo, cena, colazione di oggi sabato e colazione pranzo di domani domenica. Perché poi, vabbè, è anche Pasqua, quindi magari il prezzo è anche per quello, non lo so. Comunque, io vi lascio tutto sotto, così potete andare a curiosare un po' sui prezzi, un po' su se vi può interessare come posso. Vabbè che qui, Rimini, qua siamo a Cattolica, alberghi, come sapete, ce ne sono a valanghe. E questa è la vista. No, ecco qua, facciamo così. Sì, amore, adesso andiamo a letto. Dal balcone, dalla scala. Qui c'è il porto.
e poi lì c'è tutto il mare, ma non si vede nulla. Signorina vuole fare la nanna, quindi io vi saluto e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao.